Wabalaba Dab Dab e bentornati su Noma Mammazzo, Cobra Kai, stagione 3. Ragazzi, Cobra Kai è il miglior prodotto moderno nato dai filoni di film anni 80. Scordatevi altri tentativi come Blues Brothers 2000 del 98, come Ghostbusters 2016, ah l'avete già scordato, fatto bene. Scordatevi anche Star Wars episodio 10 e simili. C'è un solo campione imbattuto delle saghe anni 80 rivalutate nei giorni nostri, campione che vince anche contro se stesso, essendo anche migliore oggi rispetto che allora, Cobra Kai. Per chi non lo sapesse, Cobra Kai è una serie TV distribuita nel 2018 da YouTube Premium, una sorta di YouTube a pagamento, che comprendeva due stagioni, per poi essere acquisita da Netflix, che ha messo in cantiere una terza stagione che ha distribuito poi in questi giorni, dal primo dell'anno. Non nascondo la mia paura che Netflix potesse prendere una serie così fica e la annacquasse, come ha già fatto con altre serie. Per esempio la terza stagione di Better Call Saul, presa da Netflix, per quanto bella, era un pochino più allungata rispetto alle prime due stagioni. Non parliamo neanche di Defender. Invece ammetto che qui ha fatto proprio centro. Partiamo subito dalla regia o dalla fotografia, se così vogliamo dire, e di come abbiano fatto proprio una scelta stilistica nel dividere in due colori fondamentali, in due colori base, gli studenti del Cobra Kai e gli studenti del Miyagi-Do. Se ci fate caso, tutti gli studenti, tutti gli allievi del Cobra Kai hanno sempre un elemento di rosso indosso. Si parte dalla cresta di Mohawk, di Falco, passando per le casacche della squadra di calcio o anche da comuni magliette o divise, mentre gli allievi del Miyagi-Do Karate hanno sempre un elemento di blu. Anche lì si parte dalle casacche della squadra di calcio, a semplici magliette, a semplici componenti che ci sono addosso nei loro vestiti. Dal punto di vista della sceneggiatura, invece, sono partiti da un cliffhanger molto importante, che è quello del finale della stagione 2, di cui adesso non dico perché se non l'avete visto non voglio fare spoiler, ne parliamo dopo nella parte spoiler. Sono partiti da questo cliffhanger molto importante e lo hanno trattato benissimo. Né con troppa fretta, cioè non l'hanno risolto in due puntate per poi passare ad altri argomenti specifici della stagione 3, né tenendolo troppo per le lunghe come avevo paura io essendo comunque Netflix. Hanno proprio dosato ogni cosa in modo perfetto. Hanno approfondito il retroscena di ogni singolo personaggio, come è solita fare Netflix in questi casi, ma senza mai stancare, senza mai allungare troppo il brodo. Sono andati a ripescare elementi dall'Okinawa di Karate Kid 2, ma non è stata una parentesi inutile, bensì un allenamento per il protagonista, per poi andare a battere il boss finale. Hanno persino rivangato nel passato del boss finale, del cattivo più cattivo di tutti, l'imperatore Palpatine di questa saga, ovvero il Sensei Kreese. E lì per lì ho esitato, perché certi personaggi è bello che siano cattivi perché sì, senza che siano degli umani spinti da chissà quale senso di giustizia. Eppure anche qui hanno fatto centro, hanno mostrato come ormai l'umanità di Kreese è ben lontana e persa per sempre a causa degli orrori della guerra del Vietnam, per carità, e di come proprio da questa esperienza sia nato anche il simbolo del suo dojo, il Cobra Kai. Un altro merito che va a Netflix è stato ripescare personaggi della stagione 1 che poi sono stati abbandonati invece nella stagione 2 per riutilizzarli al meglio in questa terza stagione. Vediamo per esempio anche una comparsata del cugino antipatico di Daniel LaRusso, che è stato bello vedere comunque tornare, dico antipatico perché a me il personaggio sta un po' antipatico, ma soprattutto è stato bello vedere tornare Yasmin, la Queen Bee della stagione 1, che poi venne smutandata da Aisha Robinson, che gli diede pan per focaccia, e di come questa nuova Yasmin, che è stata dall'altra parte del bullismo, inizia un pochino a interagire con gli sfigati della scuola in questa terza stagione. Hanno anche mostrato l'inutile secondo genito di Daniel LaRusso, Anthony LaRusso se non sbaglio si chiama così, il ragazzino sempre attaccato ai videogiochi, che è cresciuto molto l'attore in questa terza stagione. L'hanno giusto mostrato in una scena di una puntata per poi dimenticarlo completamente, dato che francamente non mancava nessuno. Peccato invece l'assenza di Aisha Robinson, dell'attrice che interpretava
Aisha Robinson si sapeva già che non ha preso parte a questa terza stagione, lo hanno giustificato dicendo che appunto i genitori l'hanno mandata in una scuola privata alla luce anche del fatto degli eventi del finale della stagione 2. Ma adesso bando alle ciance perché voglio parlare un po' più liberamente con voi, quindi è tutto spoiler da adesso in poi. Se non avete visto Cobra Kai, ragazzi, io non ve la voglio rovinare, quindi davvero stoppate qua il video, andatevi a vedere Cobra Kai. Se non avete visto neanche le altre stagioni, guardatevele tutte, sono episodi da 30 minuti e sono all'incirca 10 episodi per ogni stagione, quindi andatevi a cuccare tutti gli episodi, tutte le stagioni di Cobra Kai, perché davvero merita tantissimo. Spoiler tra 3, 2, 1. Il personaggio migliore per il suo percorso, per il suo cammino dell'eroe, resta il Falco, che è sempre più bullo e lo odiamo ogni episodio di più, specie per quanto lo avevamo empatizzato nei primi episodi della stagione 1. La selezione innaturale del Sensei Kris sugli anelli deboli del suo Cobra Kai scinde ulteriormente il gruppo, facendo entrare elementi che erano bulli della stagione 1 e iniziando a riequilibrare l'ordine tra buoni e cattivi, tra bene e male, tra luce e lato oscuro, per quello che è come il senatore Palpatine in questo caso, proprio se c'è l'equilibrio, il riequilibrio della forza in Cobra Kai stagione 3. In questa occasione ricominciamo a simpatizzare per il Falco, o per meglio a simpatizzare per Eli, di cui l'attore Jacob Bertrand, spero di averlo pronunciato giusto, interpreta benissimo le due personalità, i due volti di Eli e del Falco, attraverso un piccolissimo cambio nello sguardo in cui vediamo tutta la sua sicurezza, la sua rabbia, il suo odio, la sua ferocia quando è il Falco, e tutta la sua insicurezza, la sua paura, la sua timidezza quando interpreta Eli. E non mi riferisco solo ai flashback, ma anche quando è il Falco nel presente e vede entrare i suoi bulli, i suoi antichi bulli, e torna a essere per un secondo Eli, per poi risfogare tutta la sua rabbia da Falco e riprendersi la sua rivincita contro Kyler e il suo scagnozzo. Kyler è il ragazzo asiatico bullo che faceva wrestling nella stagione 1 di Cobra Kai, il bullo di Miguel, che è stato anche il bullo di Falco, ovviamente, di Eli. E qua con i suoi scagnozzi, quello grosso che si chiama credo Burke o qualcosa del genere, Brooke, su cui il Falco si scaraventa picchiandolo in una scena che mi ha ricordato tantissimo Fight Club, dove Edward Norton vuole rovinare qualcosa di bello. Qua vediamo Falco che probabilmente vuole sistemare la faccia del suo bullo, così come dicevano a lui nella stagione 1, a causa del suo labbro leporino. Ma è proprio la presenza di Kyler nel Cobra Kai, oltre anche a un discorsetto del sensei Johnny Lawrence, che fa rivedere le posizioni di Falco sulla sua appartenenza. Inizia finalmente a capire di essere diventato un bullo, di non stare difendendo l'onore di Miguel. Miguel stesso lo rinnega quando scopre che, nonostante Falco inizia a vacillare, come ogni bullo che si rispetti, non sta comunque seguendo la sua testa, ma sta seguendo il branco, il Cobra Kai, quando spezza il braccio di Dimitri. Spezza il braccio di Dimitri, ragazzi, questo è un elemento che, se devo dire qualcosa che non mi è piaciuto, è un elemento che non hanno approfondito troppo. In un paio di puntate sembra quasi una cosa che sia dimenticata, che sia passata, che sia perdonata. Ragazzi, ha spezzato il braccio di quello che una volta era il suo miglior amico, una cosa gravissima dal quale io pensavo non ci fosse più ritorno per l'eventuale redenzione di Falco. Da quando ho visto Falco spezzare il braccio a Dimitri, ho personalmente voluto entrare nello schermo e rasare la testa di quel deficiente. Ma è proprio quando il Falco vede che altri due suoi compagni di corso del Cobra Kai stanno proprio per fare la stessa cosa, cercando di rispezzare il braccio a Dimitri, che il Falco si rende conto di quanto avesse sbagliato e prende una posizione, ovvero difende Dimitri da due suoi compagni di Cobra Kai, prendendoli a botte e finalmente alleandosi di nuovo con Dimitri e ritornando nella giusta via, ritornando non più nel lato oscuro ma alla luce. Alleandosi con Dimitri, alleandosi col Miyagi-Do durante l'ennesima rissa nel finale della terza stagione, tra l'altro
elemento un pochino ripetitivo, dato che si è conclusa con una rissa nella stagione 2, si è conclusa con una rissa nella stagione 3, questa volta non più nella scuola, ma a casa di Samantha LaRusso. A casa, violazione di domicilio, ma nessuno chiama la polizia, no, tutti che fanno a botte. Un'altra sottotrama interessante, parlando di Samantha LaRusso, è quella appunto tra Sam, Samantha, e Tori, la ragazzaccia, che a differenza di Falco è irrecuperabile tanto quanto il Sensei Chris, che appunto la richiama alle armi. Altra cosa di cui non mi dispiace, perché è un personaggio fatto per essere cattivo, è giusto che Tori sia così, esattamente come Chris, anche se vediamo però un suo lato umano quando si avvicina a Robbie, il figlio di Johnny Lawrence, di cui non ho parlato, scusate, nella mia recensione della stagione 1, figlio di Johnny Lawrence e allievo di Daniel LaRusso, che è stato colui che ha spinto, per sbaglio, nel senso non pensava di buttarlo giù dalle scale, ma ha spinto dalle scale Miguel paralizzandolo, e che in questa stagione intraprende un suo percorso personale di fuga e redenzione lontano da suo padre, lontano dal suo maestro Daniel LaRusso, per poi finire nel posto dove farà loro più male, ovvero nel Cobra Kai del Sensei Chris. Quindi se c'è un posto sbagliato dove andare a ficcarsi, il figlio di Johnny Lawrence lo prende sempre. Altro percorso in solitaria è quello che intraprendono i due sensei, il sensei Daniel LaRusso, Daniel San, che viaggia a Okinawa per salvare la sua azienda, che aveva preso una cattiva luce dopo gli eventi del finale della stagione 2, ma in realtà va per ritrovare se stesso, per parlare di nuovo con lo spirito, diciamo, del maestro Miyagi, e dove torna più forte di prima, perché appunto incontra il suo avversario di Karate Kid 2 che gli insegna una nuova tecnica di karate che poi userà contro il Sensei Chris per sconfiggerlo nel finale della stagione 3, ovvero nel finale ambientato nel dojo del Cobra Kai, dove il Sensei Chris viene prima preso a pugni da Johnny Lawrence e poi quando sta per essere battuto da Chris, Johnny Lawrence, perché appunto usa sempre troppo la rabbia, viene poi aiutato da Daniel LaRusso. È stata una scena fantastica, un finale davvero bello, peccato interrotto poi da Robbie, che come sempre prende le difese della persona peggiore nella sala. Ma il protagonista di Cobra Kai resta pur sempre Johnny Lawrence, che è un altro sensei che ha intrapreso un suo viaggio personale in questa stagione, lontano dalla faida tra il Miyagi-Do, tra gli studenti del Miyagi-Do e gli studenti del Cobra Kai di Sensei Chris. Johnny Lawrence parte come sempre dall'essere ubriaco, marcio, pieno di lividi, dovuto anche ai sensi di colpa di quello che è successo a Miguel nel finale della stagione 2, quindi questa paralisi, fino a diventare appunto il nuovo sensei personale proprio di Miguel, come è successo nella stagione 1, per la sua riabilitazione fisica e anche nella sua riabilitazione del credere che ce la può fare, che credere che potrà camminare ancora, finché appunto non riesce a spronarlo, cercando in tutti i modi di farlo finché non ottiene risultati, per redimere anche se stesso dall'aver spinto, diciamo, il suo figlio putativo, che è appunto Miguel, a intraprendere le arti marziali e a venire quasi paralizzato proprio da questa sua passione che gli aveva inculcato. Una volta messo in sesto Miguel e fatto i conti con il suo passato e aver tagliato con il passato rappresentato da Ali, la ragazza del liceo sia sua che di Daniel LaRusso, che è interpretata da Elizabeth Shue, che ci tengo a dirlo perché è quella che ha fatto la cattiva in The Boys stagione 2, quella che poi è stata uccisa dal patriota, è la stessa attrice, ed è stata anche l'attrice, la seconda Jennifer di Ritorno al Futuro, cioè Ritorno al Futuro 2 e Ritorno al Futuro 3. Una volta che Johnny Lawrence appunto ha fatto i conti con il passato, è tornato a strigliare i suoi ex allievi del Cobra Kai, ormai plagiati da Chris, per reclutarli nel suo nuovo dojo, l'Eagle Fang. Lo so, le aquile non hanno le zanne, ma John Lawrence non lo sa. Questa stagione 3 non ci dà un cliffhanger così aperto come quello della stagione 2, fortunatamente, perché sennò io avrei rosicchiato tutti i mobili finché non avessero prodotto la stagione 4.
ci dà finalmente un po' di pace, avendo servito finalmente tutta la carne al fuoco delle stagioni 2, ma ci dà comunque una strizzata d'occhio perché le faccende non si sono ancora concluse. Si concluderanno nel torneo dell'All Valley, dove vedremo finalmente il Miyagi-Do e l'Eagle Fang alleati per sconfiggere il Cobra Kai Dojo del Sensei Kris. Quanto ho capito, se una delle due scuole di karate batteranno il Cobra Kai del Sensei Kris, il Sensei Kris e il Cobra Kai chiuderanno per sempre i battenti e se ne andranno da All Valley. Succederà? Oppure no, non siamo più negli anni 80, potrebbero perdere. Chi lo sa, dipende se ci sarà una stagione 5 o solo una stagione 4, dipende appunto dagli ascolti, dal successo, ma credo proprio che la formula del successo per questa serie sia ben rodata e andrà avanti. Spero però non fino a essere trita e ritrita, quindi mi auguro ci sia una stagione 4 e una stagione 5, ma spero che poi la chiudano definitivamente, perché per quanto sia fantastico vedere queste faccende ben dosate di tutti i personaggi, poi rischiano appunto di tirarla per le lunghe. Quindi io mi auguro che la stagione abbia ancora tutto il successo che merita, ma che non faccia la fine della saga di Karate Kid negli anni 80. Chissà se ci sarà anche Hilary Swan nella stagione 4, chi lo sa. Bene ragazzi, io come sempre con l'inchino e con l'imbuto, anzi in questo caso con l'inchino dato che stiamo proprio parlando di karate, e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ve ne è parso di Cobra Kai stagione 3, di Cobra Kai in generale. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, e condividete il video con tutte le persone che amano le arti marziali. Io vi dico di nuovo arrivederci, grazie per avermi seguito fino a qui, restate sintonizzati per gli altri video.